E le sensazioni per la fine dell'anno per noi come Kubota sono positive, siamo contenti e soddisfatti dell'annata, siamo cresciuti in quote di mercato e in numeri totali, quindi sensazioni sicuramente positive. L'anno prossimo qualche perplessità c'è, abbiamo presentato una nuova gamma di trattori e questo ci permette di ben sperare, anche se crediamo che il mercato l'anno prossimo possa avere una piccola flessione comparata a quest'anno. Per quello che riguarda l'EIMA, oggi siamo al secondo giorno, la soddisfazione c'è, gli stand sono pieni, il nostro in maniera particolare che si presenta con un nuovo look europeo, quindi direi che per il nostro marchio il 2016 è stato positivo e pensiamo di vedere anche un 2017 in linea con il 2016.